Buonasera, benvenuti a Giovedì Scienza. Io vi chiederei subito un applauso per Thibaut Damour, che è il nostro ospite di questa sera. Che non solo ci ha fatto la cortesia di venire qui, ma è venuto qui dopo aver tenuto già 3 seminari scientifici, naturalmente molto più impegnativi di quello che sarà questo incontro. Il professor Damour è anche sempre stato molto attento alla divulgazione scientifica, persino fatto, disegnato, progettato un fumetto e pubblicato un fumetto per spiegare la relatività. Dunque, ci sono varie circostanze che rendono attuale l'incontro di questa sera. La prima che mi verrebbe da richiamare è che lunedì, quindi tra 4 giorni, riprenderà a misurare le onde gravitazionali, sperando di trovarle, anche qui in Italia, non soltanto in America. Noi abbiamo altre onde, altri sommovimenti in questo paese, di solito che si misurano più facilmente. Comunque, il 20 riprendono le misure a Virgo, vicino a Pisa, dove c'è un'antenna molto simile, leggermente più piccola, ma molto simile alle 2 antenne americane LIGO. È importante che però le antenne siano 3, perché questo permetterebbe di non solo di avere più certezza nel captare queste onde così elusive, ma anche di individuare con miglior precisione la direzione di provenienza e quindi cominciare a fare delle ipotesi più precise sulla sorgente delle onde. Una seconda motivazione che rende attuale questo incontro è che proprio in questi giorni, tra pochi giorni insomma, a Torino incomincerà i suoi lavori un centro che si chiama Centro Arnold Regge. Arnold è stato un importante matematico, fisico-matematico russo. Tullio Regge lo vedete in questa immagine quando era molto giovane ed era probabilmente a Princeton. All'istituto di Princeton, che era stato il luogo di lavoro di Einstein fino alla scomparsa di Einstein, dove Tullio Regge non l'ha conosciuto perché è arrivato quando ormai Einstein era mancato da poco tempo, e però in quel posto straordinario che è Princeton, Thibaut Damour ha avuto l'occasione di incontrare Tullio Regge. Mi raccontava adesso che in qualche seminario che si tenne a Princeton uscì una battuta dalla quale risultava che Lagrange era un matematico francese, il che è vero per una parte della sua vita, ma non per la nascita, perché Lagrange è nato a Torino. Mi ricordo a mia volta che Tullio Regge diceva: ah, qui a Torino credono che Lagrange sia una via, sia una strada. Quindi non è che sia particolarmente conosciuto neanche qui, e questo è molto grave perché in realtà è stato uno dei matematici più importanti. Io vorrei ancora dirvi che c'è un motivo in più per ricordare Regge. Intanto gli verrà intitolata l'Aula Magna della Facoltà di Fisica, e questo è un motivo importante, interessante. Prossimamente, in coincidenza con la prima conferenza del Centro Arnold Regge. Ma stiamo anche lavorando a preparare una mostra, una importante mostra scientifica dedicata alla relatività, alla fisica direi in generale, della seconda metà del Novecento, e a Tullio Regge, che in qualche modo l'ha percorsa tutta questa fisica, perché tra le sue prerogative, oltre alla genialità di tanti lavori che ci ha lasciato, c'era anche la capacità di cambiare frequentemente campo di ricerca. E quindi quando Regge trovava qualcosa anche di molto importante, subito metteva a disposizione di tutti questo suo lavoro, e lui passava ad altro, come se fosse già per lui cosa superata. C'è ancora una cosa che collega appunto il professor Damour, che è qui, a Tullio Regge, ed è la disposizione a spiegare, a raccontare al grande pubblico le meraviglie della scienza, in questo caso in particolare le meraviglie della relatività generale, che è una teoria della gravità. E la gravità, come sapete, è la forza più, quella che sperimentiamo in continuazione, perché noi siamo
frutto anche di altre forze altrettanto importanti, le forze elettriche per esempio, ma non ce ne rendiamo conto. Della gravità invece ci rendiamo conto, perché basta inciamparsi per strada e si cade per terra, e questo è la gravità. Quindi ci sono dei buoni motivi per occuparci di questa forza molto banale apparentemente, ma in realtà la più difficile da capire, tant'è che anche la relatività, che è la miglior teoria che adesso abbiamo della gravità, non è forse ancora la teoria definitiva di questa forza fondamentale della natura. E io però desidererei che, a parte che desidererei rivedervi tutti alla mostra di Tullio Regge, che si inaugurerà il 14 settembre, e desidero salutare anche la signora Regge, che è qui con noi, che anche lei è un fisico sperimentale, noto come Rosanna Chester, che il suo nome ha fatto dei lavori molto importanti proprio su questioni fondamentali della fisica, come la violazione della parità e così via. Ma quello che io adesso chiederei alla persona che è seduta qui accanto a me, che è Alessandro Nagar, che è un ricercatore dell'Università di Torino, che però ha lavorato fino a pochissimi mesi fa insieme con Damour a Parigi e che continua a lavorare con Damour adesso qui in città, chiederei proprio a lui di presentarcelo, perché lo può fare molto molto meglio di me. Prego Alessandro. Allora, grazie, il microfono funziona, fantastico. Dunque, innanzitutto una presentazione formale per Thibaut, vale a dire che vi devo dire che Thibaut è professore permanente all'IHS, Institute des Hautes-Etudes Scientifiques, in un piccolo paesello vicino a Parigi che si chiama Bures-sur-Yvette, che è noto soprattutto per la sua alta concentrazione di fisici e matematici, e può essere considerato l'omologo europeo dell'Institute of Advanced Studies di Princeton. Questo come esordio, e lui è professore permanente lì, ce ne sono pochi. Ha vinto la medaglia Einstein, ha vinto la medaglia Amaldi ed è membro dell'Académie des Sciences. Questo è formale. Posso inserire un attimo e ricordare che anche Tullio Regge vinse la medaglia Einstein nel 1979, quindi come vedete qui ci sono molti punti di contatto. Ecco, io volevo solo una piccola nota personale, se mi è consentita. Io ho avuto l'onore e l'onere, per certo verso, di lavorare insieme a lui fianco a fianco, gomito a gomito, per 9 anni, quando eravamo in Francia. Adesso siamo ritornati in Italia, quindi è un po' più difficile la comunicazione a distanza, però gli sono estremamente grato per avermi fatto crescere come persona, come scienziato, nel senso che mi ha fatto diventare consapevole di quello che sono in grado di fare e soprattutto, molto più importante, di quello che non sono in grado di fare. Quindi questo lo ringrazio qui pubblicamente. E a questo punto la presentazione direi che è sufficiente, perché vi dà un'idea di chi stiamo parlando, e la parola a te. Io vorrei solo ancora aggiungere che questo incontro è reso possibile dalla collaborazione dell'Ambasciata di Francia in Italia, che ci ha aiutati appunto a trascinare fino nella città di Lagrange il professor Damour. E vorrei anche dire, visto che Alessandro Nagar non poteva dirlo, che ha fatto dei lavori che hanno proprio a che vedere con le onde gravitazionali, in particolare è riuscito a tracciare un modello, lui con i suoi collaboratori, col professor Damour, un modello di queste onde che poi è stato verificato nelle onde osservate effettivamente il 14 di settembre del 2000, io parlo della mia epoca ormai, del 2015. Prego, grazie. Okay. Professor Damour. Grazie. Prima di cominciare vorrei dedicare la mia conferenza stasera a Tullio Regge, che era un amico che ho conosciuto 40 anni fa a Princeton, ero un giovane fisico e ho belle memorie del mio incontro con Tullio e Rosanna. Grazie. Donc ce soir, questa sera parlerò dell'enigma della gravità. La gravità c'est d'abord les recherches de Galilée. Corrisponde innanzitutto alle ricerche di Galileo. Conosciamo tutti il mito degli oggetti che Galileo ha visto cadere e ha fatto cadere dall'alto della torre di Pisa, per mostrare che tutti gli oggetti cadono con la stessa accelerazione.
Poi abbiamo ricevuto anche i contributi essenziali di Newton. Anche qui l'immagine emblematica è quella della mela di Newton. Il successivo progresso essenziale, che risale al XX secolo, è quella di Einstein. Einstein, con un oggetto semplice come una mela, ma che è un ascensore, ha sviluppato l'idea che una volta che si è in un ascensore in caduta libera, la gravitazione scompare. Questa idea così semplice, direi quotidiana, l'ha utilizzata come base per creare poi una nuova teoria matematica su cui ha lavorato tra il 1907 e il 1915, facendo uno sforzo enorme, lo vediamo in questa foto di Einstein subito dopo. Ora vorrei spiegarvi in modo semplice come il modello di pensiero di Einstein abbia cambiato profondamente la nostra concezione della natura. Prima di Einstein si considerava che la realtà fosse fatta da quattro concetti separati: quello di spazio, quello di tempo, concetto di materia e il concetto di forza. Lo spazio si pensava fosse qualcosa di dato a priori, quindi uno spazio a tre dimensioni, sottoposto alle leggi della geometria che si imparano a scuola. Il tempo, anche quello veniva dato come un elemento a priori, con una struttura di un qualcosa che passa, che va dal passato attraverso il presente verso il futuro. La materia invece era caratterizzata da una massa, un qualcosa di assolutamente permanente, perlomeno era quello che si pensava. E poi, tra le pezzi di materia c'è la forza, forza di gravità, forze elettriche. Un po' dopo è apparso anche il concetto nuovo di campo, che è stata la successiva esplorazione del concetto di forza. Quindi all'inizio del XX secolo abbiamo tutti questi concetti che sono separati gli uni dagli altri. Possiamo dire però che lo spazio e il tempo rappresentano il quadro di esistenza della realtà. In altri termini, sono il contenente della realtà, ciò che contiene la realtà, mentre la materia e la forza, che sono i protagonisti, gli attori della realtà, rappresentano il contenuto che si trova all'interno del contenente. Quindi, in poche parole, le tre principali rivoluzioni della fisica moderna sono queste: la relatività ristretta, la relatività generale e la fisica quantistica. Queste tre teorie hanno avuto come effetto quello di modificare questo quadro concettuale. La prima rivoluzione è quella della relatività ristretta, che ha come effetto quello di unire concetti prima separati di spazio e di tempo all'interno di un unico concetto spazio-tempo. La teoria della relatività ristretta ha avuto un altro effetto, però, e cioè che i due concetti separati di materia e forza, anche questi vengono unificati, e questo è il senso profondo di questa equazione conosciuta, E uguale mc al quadrato. In effetti, prima di Einstein, la massa M nell'equazione rappresentava la permanenza della materia, mentre l'energia era legata alle forze, quindi alla forza, quindi diversa dalla materia. Questa equazione mette e lega fra di loro materia e forza. Questo per quanto riguarda la relatività ristretta, con uno spazio-tempo a quattro dimensioni. Che cos'è lo spazio-tempo? Un'idea che è stata introdotta da Einstein a partire da idee matematiche di Poincaré e di Minkowski. Lo spazio-tempo è un blocco che consiste
in una serie di tempi successivi verticali. Prendiamo come esempio una tavola da biliardo su cui abbiamo due bocce, una boccia, una palla rossa e una palla blu, che lanciamo dai due lati della tavola del biliardo e che un secondo dopo si avvicinano, due secondi dopo si toccano, entrano in collisione e poi ripartono in un'altra direzione. Questa è la visione in tempi successivi di quello che succede nello spazio. Einstein ci dice che dobbiamo considerare insieme tutte queste immagini istantanee dello spazio in un certo tempo e accumularle in un blocco che si chiama spazio-tempo. Vedete che il movimento della palla del biliardo rossa diventa una linea, mentre la blu anche segue un'altra traiettoria, diventa un'altra linea. Il punto essenziale è che in questo blocco unico spazio-tempo non ci sono più livelli diversi che rappresentano il tempo. Dopo la relatività ristretta, parliamo della relatività generale. Che cosa dice? Dice che il blocco spazio-tempo non è più qualcosa di rigido, ma è deformato dal contenuto dello spazio, quindi dalla materia energia. Quindi, nella teoria della relatività generale, lo spazio-tempo deve essere considerato come un qualcosa di elastico che viene deformato dall'effetto della forza gravitazionale. Queste frasi sono un po' troppo astratte, quindi cercherò di darvi un'idea un po' più intuitiva dello spazio-tempo. Possiamo dire che, in base alla teoria di Einstein, lo spazio-tempo è una struttura elastica deformata dalla presenza della materia, assomiglia molto a una gelatina. Ad esempio, questa è l'immagine chiara dello spazio secondo Einstein. Che cosa significa? A scuola abbiamo imparato che se abbiamo un triangolo e se facciamo delle rette, le rette più brevi, quindi tracciamo delle corde tra i punti, la somma degli angoli interni del triangolo sarà uguale alle due rette, 120 gradi al pi greco, 108 gradi. E poi c'è anche il teorema di Pitagora. E questo è appunto lo spazio abituale, solito. Quello che dice Einstein è che se riprendiamo lo stesso triangolo ABC, ma introduciamo una massa, una palla di materia all'interno che ha un certo raggio R e una certa massa M, la somma degli angoli del triangolo non è più uguale a 180 gradi, ma è più grossa di una quantità frazionale che viene calcolata a partire dalla massa e dal raggio. Einstein dice anche che tutto questo ha un effetto anche sul tempo. Se avessi un orologio vicino a una massa o lontano, e questi orologi non segnerebbero lo stesso tempo a seconda che sono vicini o lontani. Negli anni 20 queste idee di Einstein hanno poi ispirato a degli artisti, soprattutto da lì, in questo quadro celebre, e in francese il titolo era Il Camembert del tempo e dello spazio, formaggio. Non so se c'è un formaggio italiano che assomiglia al Camembert, Gorgonzola del tempo dello spazio. Dobbiamo dire anche che questa teoria astratta della relatività generale ha conseguenze nella vita nostra quotidiana. Vi ho parlato poco fa dell'effetto della gravitazione sugli orologi. Questo effetto viene utilizzato tutti i giorni nel sistema GPS che serve a tutti noi per orientarci, per guidarci nelle strade con lo smartphone.
smartphone o in auto. Oggi le misure più precise della geodesia, del campo di gravitazione terrestre, utilizzano assolutamente questa teoria della relatività generale di Einstein. La relatività generale ha anche diverse applicazioni in astrofisica. Ad esempio, nella descrizione dei sistemi binari duplici di pulsar delle stelle di neutroni, nella teoria dei buchi neri al centro delle galassie, ad esempio al centro della nostra galassia c'è un buco nero di 4 milioni di volte superiore alla massa del Sole. Si vedono delle stelle che girano, che ruotano attorno a questo buco, e poi ci sono le onde gravitazionali di cui poi parlerò più in dettaglio più avanti. Però prima di tutto vorrei definire quello che è un buco nero. Quindi ho bisogno della vostra attenzione per un minuto. Un buco nero è una deformazione dello spazio-tempo creato quando una stella va in collasso, collassa. Questo è il disegno nello spazio nel tempo di un buco nero. Per interpretare questo disegno dobbiamo immaginare che lo tagliate con fette praticamente successive che corrispondano a tempi successivi. Nel momento iniziale consideriamo una stella a riposo, è una stella a riposo. Qua io ho suppresso una dimensione di spazio, la stella invece di essere una sfera è un disco. Immaginiamo che questa stella sia instabile e che inizia quindi a collassare. Quindi in tempi successivi la stella diventa sempre più piccola. Secondo la teoria di Newton si direbbe che la stella sta collassando fino a un punto, fino ad arrivare al suo punto centrale in cui è concentrata tutta la sua materia. Ma non è quello che invece dice la teoria di Einstein. Secondo la teoria di Einstein c'è un qualcosa di molto complicato al centro, e cioè che lo spazio e il tempo scompaiono. Però non entrerei in questo dettaglio, l'importante è che c'è un'altra struttura che nasconde quello che sta succedendo nel buco nero e che si chiama orizzonte del buco nero. L'orizzonte del buco nero è questo: se a partire da un punto nello spazio emetto un flash luminoso che parte, questo flash parte a forma di sfera che si ingrandisce fino all'infinito. Però, quando ho un buco nero, questo flash luminoso, dopo aver iniziato a diffondersi, si stabilizza. Cioè, la luce va sì verso l'esterno, ma non si muove più, fa un surplus. È un po' come quando voi aprite il tappo di una vasca da bagno, della vostra vasca, e se in questa vasca, anche se immagino che da voi questo non ci sia, ma immaginate di avere un insetto che si sta spostando sulla superficie dell'acqua nella vasca. Quando arriva vicino al buco, l'insetto cerca di uscire, di non entrare nel buco, cercando di uscire il più rapidamente possibile, mentre l'acqua scorre, va nel buco. Quindi ci sarà a un certo punto un raggio da cui l'insetto cerca di uscire, ma l'acqua va veloce e in senso opposto. Quindi questo insetto va il più veloce possibile, ma rimane fermo, è surplus, non si muove. Esattamente quello che fa la luce all'interno di un buco nero. Cioè, un buco nero è una sfera di luce che sta ferma, che è immobile, perché lo spazio è diventato talmente deformato che è come un fluido che scorre, che va verso l'interno. Uno degli effetti notevoli del buco nero è che il tempo si ferma in superficie al buco nero. Se prendete due gemelli e li separate alla nascita, uno lo mettete vicino al buco nero e l'altro più lontano, aspettato 25 anni, quello che è a 25 anni, quello che è lontano avrà 25 anni, il gemello in superficie al buco nero non sarà invecchiato per nulla.
Tutto questo per dirvi che la nozione di tempo è profondamente trasformata dalla teoria di Einstein e anche trasformata dal punto di vista cosmologico. Ad esempio, il grande matematico Gödel, che lavorava anche lui a Princeton come Einstein e come Tullio, Gödel ha offerto a Einstein come regalo di compleanno una soluzione della teoria della relatività generale, in cui se avete due gemelli, secondo cui se avete due gemelli, uno, quello che rimane sulla Terra, rappresentato da questa linea nello spazio-tempo, e l'altro, che invece parte un missile ad alta velocità, quindi viene proiettato lontano nello spazio, ebbene, in questo spazio-tempo questo gemello potrà ritornare sulla Terra, ma quando ritornerà troverà dei dinosauri che si stanno divorando fra di loro, perché sarà ritornato milioni d'anni prima, nel passato. Il nostro universo però non è così, però il punto importante è che questo è un universo possibile, quindi questo ci mostra che il tempo cambia e può essere cambiato profondamente. Un altro esempio di universo che ha un tempo molto diverso è questo. Questa specie di pallone da rugby è uno spazio-tempo a due dimensioni. Questo significa che lo spazio è un cerchio, ha un'unica dimensione, e il tempo è la dimensione verticale. Per cui se faccio tagli successivi di questo spazio-tempo, dirò che questo spazio-tempo rappresenta un universo in espansione e che poi si contrae, si ricontrae. È possibile però immaginare anche spazi-tempo dove il tempo, come lo viviamo noi, scorre in questo senso qui e in un altro senso altrove. Questo significa che le persone che vivono in un certo posto dicono che il futuro è lì, ma che pensano che quello futuro sia quello anche di tutti gli altri. Ad esempio, il passato di queste persone è il futuro di queste altre. Immaginate quello che questo significa, cioè che il vostro passato è il futuro di altri. E questo è un esempio di trasformazione profonda del concetto di tempo. Vediamo ora le onde gravitazionali. Bisognerebbe sviluppare tutte le teorie, tutti gli elementi teorici che hanno portato appunto allo sviluppo dell'idea delle onde gravitazionali a partire dalla teoria della relatività generale, il concetto di buchi neri, teorie del movimento dei buchi neri e poi tutti gli sviluppi sperimentali successivi che hanno permesso di evidenziare e mostrare l'esistenza delle onde gravitazionali. Non ho tempo di sviluppare ora tutti questi punti, però mi concentrerò su alcuni. Come ha detto Piero Bianucci, due interferometri costruiti dagli americani, LIGO, hanno rilevato delle onde, le onde gravitazionali. Questi interferometri sono grosse strutture di 4 km di lunghezza, in due bracci. Ce ne sono due negli Stati Uniti di questo tipo, che hanno osservato segnali che sono stati interpretati come legati, dovuti a onde gravitazionali create da due buchi neri di una trentina di volte della massa del Sole, posti a un miliardo di anni luce dalla Terra. Queste onde gravitazionali sono state emesse appunto un miliardo d'anni fa. Come possiamo sapere che questa affermazione è vera? Vorrei mostrarvi i segnali che sono stati visti realmente in questi rivelatori. Potrete dire, ah beh, qui sì, vedo che c'è un'onda, c'è un'oscillazione. Questa oscillazione è un rumore, in realtà non ha nulla a che vedere con l'onda gravitazionale. L'onda gravitazionale è mille volte più piccola del segnale che viene rilevato dai rivelatori. È un qualcosa veramente di
notevole, perché la tecnologia attuale è riuscita a rilevare appunto questo segnale mille volte più piccolo del fondo, del rumore di fondo. È stato possibile rilevarlo grazie a tecnologie estremamente raffinate, ma anche grazie a sviluppi teorici, elaborazioni che hanno permesso di prevedere in anticipo quale fosse la forma del segnale che ci si aspettava. Ed è di questo che vorrei parlarvi ora. Però vorrei definire prima di tutto l'onda gravitazionale. Vi ho detto che Einstein pensava che lo spazio fosse una gelatina. Einstein dice che se all'interno della gelatina ci sono masse in movimento, è come se voi faceste muoveste la gelatina dall'interno, quindi improvvisamente ci sarebbero onde vibrazionali nella gelatina che si propagherebbero all'interno del vostro budino. Einstein dice che se ci sono due stelle che si muovono, deformano la geometria dello spazio. E ci ha dato un secolo fa già una prima approssimazione della forma dell'onda emessa dalle due stelle che si muovono, che girano. La prima persona, il primo che ha avuto la visione che sarebbe stato possibile rilevare le onde è l'americano Joseph Weber, di cui vedete qui una foto. Lui ha capito che le onde gravitazionali avevano un effetto fisico osservabile. Se io ho un'onda gravitazionale che viene da dietro di me e che va verso di voi, le persone che saranno qui saranno deformate da questa onda gravitazionale, saranno tirati verso l'alto e schiacciati sui lati per un mezzo periodo, mentre nell'altra parte del periodo saranno schiacciate nella direzione verticale e tirate nella direzione orizzontale. Quindi un'onda gravitazionale deforma lo spazio e modifica le distanze tra gli oggetti. Per questo motivo i rivelatori interferometrici che misurano la distanza fra i due specchi nel braccio del sistema e comparato alla distanza degli altri due specchi nell'altro braccio, misurano una piccola variazione delle distanze fra gli specchi proporzionale all'ampiezza dell'onda gravitazionale. Sono state necessarie molte nuove idee, molti nuovi elementi sperimentali per poter rilevare le onde gravitazionali. Molti hanno contribuito a questo studio, in particolare francesi come Alain Brier, italiani come Adalberto Giazzotto, che sono stati i creatori dell'esperimento Virgo che dovrebbe ricominciare a funzionare qui in Italia. Vediamo ora rapidamente come funzionano questi rivelatori, due rivelatori americani e anche quello franco-italiano Virgo. Quindi c'è una luce che viene emessa da un laser, questa luce si divide in due sullo specchio, le due metà di luce, della luce, del raggio di luce, percorrono questi lunghi tubi di 4 chilometri, fanno degli andate e ritorno, dei va e vieni, dopodiché la luce si ricombina. Ricombinando la luce è possibile misurare se gli specchi si sono spostati, se uno specchio si è avvicinato o se l'altro si è allontanato. Questo è il principio di base di misurazione delle onde gravitazionali. Le fonti, diciamo, sorgenti di onde gravitazionali sono i buchi neri. Ho detto poco fa che un buco nero è una sorta di sfera di luce che sta ferma, fa del surplace nello spazio attorno al punto, al luogo in cui c'è stato un collasso di una stella, ma la stella non c'è più e rimane quindi soltanto questa sfera di luce che è un buco nero, che è la superficie del buco nero. L'idea di base del buco nero è stata matematicamente provata da un fisico
tedesco, Karl Schwarzschild. È divertente constatare che il nome di Schwarzschild, dello scopritore del buco nero, significa scudo nero in tedesco, quindi molto simile. Oppenheimer più tardi ha capito che il collasso di una stella crea un buco nero. Vi ho mostrato prima anche la foto di un neozelandese, qui c'è la foto di un neozelandese che ha mostrato appunto questo buco nero, un buco nero che gira su se stesso. Non abbiate paura di questa equazione, è soltanto mi serve per dirvi che la fisica, a parte certi concetti, ha comunque strutture matematiche, si basa su strutture matematiche. I fisici devono lottare e battersi per risolverle, queste equazioni. Questa è la forma esplicita dell'equazione di Einstein. In principio il movimento dei buchi neri è un problema matematico. In effetti, i matematici in realtà non sono in grado oggi di risolvere questo problema, mentre i fisici l'hanno risolto approssimativamente. Senza entrare nei dettagli, vorrei darvi alcune idee di base. Un'idea di base importante è quella di un fisico inglese che si chiama Freeman Dyson. La sua idea era questa: se avete due stelle che ruotano una intorno all'altra, questo sistema a due stelle ha una certa energia nel loro movimento. Queste due stelle hanno energia nell'interazione fra le due stelle. Queste due stelle, secondo Einstein, però emettono onde gravitazionali. Einstein ha calcolato che le onde gravitazionali trasportano all'infinito energia. Quindi c'è un flusso di energia F che parte verso l'infinito e va verso l'infinito. Dyson, seguendo le teorie dei fisici russi, ha pensato: se l'energia del sistema viene persa attraverso queste onde, il sistema a due stelle si deve ravvicinare perché perde energia, quindi le due stelle si avvicinano sempre di più. Ma se le due stelle sono sempre più vicine, a questo punto emettono sempre più energia, vanno sempre più veloci, ruotano sempre più velocemente, quindi si crea un effetto di a palla di neve e per cui finisce con una catastrofe. Se si aspettano centinaia di migliaia di anni, le due stelle si avvicinano sempre di più e alla fine fondono fra di loro, coalescono. Quindi nelle ultime orbite queste stelle metteranno onde gravitazionali estremamente intense. Questo è un paradosso, però, perché non si può utilizzare l'approssimazione più bassa alla fine del processo. I due oggetti andranno praticamente alla velocità della luce, per cui è stato necessario sviluppare metodi molto sofisticati per riuscire a calcolare le energie e l'emissione di onde gravitazionali di due stelle che ruotano praticamente alla velocità della luce. Non entrerò nei dettagli, vi dirò soltanto che è stato necessario sviluppare e fare un certo numero di calcoli. Molti di questi calcoli sono stati sviluppati grazie alla collaborazione tra studiosi francesi e italiani. Alcune equazioni per farvi un po' di paura: questa è quella del movimento di due buchi neri, questo è del flusso gravitazionale emesso dai buchi neri, e questo poi verso il 2000, in collaborazione con la studentessa Alessandra Buonanno, posto dottorato, abbiamo avuto l'idea di migliorare i risultati ottenuti prima, già derivati precedentemente, per prevedere quello che succede quando i due buchi neri si avvicinano fino alla fine e si fondono fra loro. Vediamo se funziona. Non funziona. Sì, funziona.
Quindi qui questo mostra, vedete in alto il movimento relativo dei due buchi neri che girano, che ruotano e si avvicinano, vedete che seguono un'orbita sempre più piccola, sempre più stretta. In basso vedete l'onda gravitazionale che è emessa, questa onda gravitazionale è sempre più intensa e varia. Ecco, e poi i due buchi neri coalescono e alla fine questo metodo ci permette anche di determinare quale segnale viene emesso al momento della fusione, della coalescenza dei due buchi neri. Possiamo intuitivamente dire che ogni buco nero è come una bolla di sapone. Quando abbiamo due bolli di sapone che si avvicinano, quando poi si toccano, formano un'unica bolla che vibra, perché non è in una fase di equilibrio. Per cui tutto questo è stato ottenuto a partire dal 2000 in modo analitico attraverso calcoli che Lagrange avrebbe molto apprezzato. Ho dimenticato di dirvi che l'oggetto che io ho chiamato hamiltoniana è stato descritto per la prima volta da Lagrange. Contrariamente a quello che si crede normalmente. Alcuni anni dopo, 5 anni dopo, i calcoli al computer hanno permesso per la prima volta risolvere anche il problema della fusione di due buchi neri, grazie ai lavori matematici precedenti e ai risultati di giovani fisici. Nel 2005-2006 quindi è stato possibile calcolare numericamente le onde gravitazionali emesse al momento della fusione di due buchi neri. In quel momento ci si è resi conto che questi calcoli numerici erano in realtà molto vicini al calcolo analitico, ai calcoli analitici. Quindi proprio in quegli anni si è iniziato a capire che sarebbe stato possibile utilizzare i risultati numerici più precisi al momento della fusione dei buchi neri per migliorare poi la descrizione analitica del processo. Questo è stato sviluppato parallelamente, collegamento tra me e Nagar, Alessandro Nagar in Francia, e da Alessandra Buonanno negli Stati Uniti, Tarracchini, Enrico Baraosse, tutti i nomi italiani. C'era anche un po' di cinesi. C'era anche qualche cinese però nel gruppo. Alla fine, voilà un esempio di onda gravitazionale. Ecco un esempio di onda gravitazionale calcolata in due modi diversi. Qui avete due curve, una rossa e una nera. La curva nera è la curva numerica, la curva rossa è la curva analitica. Vedete che sono più o meno identiche, essenzialmente identiche. Quindi questi risultati hanno permesso di dirci che capivamo finalmente come si sarebbe potuto calcolare in anticipo le onde gravitazionali emesse da buchi neri. Questa conoscenza teorica si è rivelata molto importante perché l'idea essenziale è che i dati sperimentali dati dai rivelatori, attraverso questi dati il segnale gravitazionale è talmente debole che si perde come fosse un ago in un pagliaio. Per riconoscere un ago in un pagliaio bisogna conoscere e sapere esattamente quale sia la forma dell'ago. I calcoli teorici ci hanno permesso quindi di studiare varie forme possibili di questo ago, cioè dei segnali disturbati dal rumore, e quindi di estrarre da questo fondo il segnale. Ora vorrei ritornare però alla storia dei concetti basilari della fisica, per cui vi ricorderò che all'inizio del XX secolo i concetti di spazio, tempo, materia e forza erano concetti separati.
vi ho anche già detto che le teorie della relatività hanno permesso di unificare alcuni di questi concetti. C'è un'altra teoria però essenziale della fisica del XX secolo, che è la teoria quantica, che è stata introdotta da Planck e poi da Einstein nel 1905. In particolare Einstein nel 1905, stesso anno in cui ha scritto la celebre equazione E uguale mc al quadrato, ha scritto anche un'altra equazione non conosciuta, che è ancora più importante nella fisica, per la fisica del XX secolo, che è l'equazione E per energia uguale H, che è una costante di Planck, F, frequenza. Questa equazione, che ha l'aria molto semplice, si è sviluppata nel corso del XX secolo e contiene praticamente tutta la fisica quantistica. Non ho il tempo di entrare nel dettaglio della fisica del XX secolo, però vorrei comunque darvi un'idea del contesto, del quadro concettuale. I concetti all'inizio del XX secolo separati, lo spazio, il tempo, la materia e la forza, questi concetti sono stati unificati in vari modi. Spazio e tempo sono diventati lo spazio-tempo, che all'inizio era rigido, ma secondo la relatività generale lo spazio-tempo viene modificato dal contenuto, dalla materia, E uguale mc al quadrato, è elastico. La teoria quantistica dice che è possibile unificare anche materia e forza, e questa dà una teoria quantistica della materia che unifica ancora più profondamente materia e forza rispetto agli altri elementi della relatività, per cui in tutta la fisica quantica si può dire che la nozione di materia, che è la particella, quella della particella di una volta, è identico a un campo elettrico ad esempio, cioè un campo di forza. La materia quindi è diventata identica, cioè corrisponde alla forza. Einstein dice che lo spazio-tempo è modificato dalla materia, ma la materia è uguale alla forza. Quindi, alla fine del XX secolo, inizio del secolo attuale, il XXI, possiamo dire che lo spazio è uguale al tempo, è uguale alla materia, è uguale alla forza. Questo significa che abbiamo ottenuto un'unificazione profonda? Non lo sappiamo, però esiste una teoria che si sta ancora sviluppando, la teoria delle stringhe, che ha cambiato profondamente la descrizione della materia. In base a questa teoria sembra che ci sia effettivamente un'unificazione profonda di questi elementi, cioè che i mattoni elementari che costituiscono la realtà, che sono delle stringhe, descrivono materia, forza, gravità e spazio-tempo, secondo Einstein. Cioè la teoria delle stringhe ci dica che il contenente, ciò che contiene la realtà, che è lo spazio, il tempo, una volta, è identico al contenuto della realtà, cioè quello che si trova all'interno della realtà. Riflettete su questo concetto di uguaglianza, perché è un qualcosa di mind-boggling, come si direbbe in inglese, cioè un qualcosa che spinge a riflettere profondamente. Però per capire meglio tutto questo nei dettagli sarebbe necessario spiegare anche quello che la fisica quantistica ci dice sulla realtà, e per questo c'è un fumetto che vi introdurrà ai misteri dei mondi quantici. Vorrei insistere su un elemento filosofico però che mi sembra molto importante, un qualcosa che io ho chiamato il cantico dei quantici. Il cantico dei quantici. Prendiamo Kant, Emmanuel Kant, il filosofo tedesco,
che ha scritto sinora, ah oui, pardon, en français, là, sinora si è ammesso che ogni nostra conoscenza debba regolarsi sugli oggetti. Si faccia dunque finalmente la prova di vedere se saremmo più fortunati nei problemi della metafisica facendo l'ipotesi che gli oggetti si regolano sulla nostra conoscenza. Questa frase va riletta varie volte per essere capita, ma quello che è importante è che prima di Kant si pensava che gli oggetti esistessero al di fuori di noi e che la nostra conoscenza invece si regolasse poi in base agli oggetti. Kant dice il contrario, dice che gli oggetti non esistono in quanto tali, ma si regolano, esistono in base alla nostra conoscenza, cioè la conoscenza umana è un quadro che definisce la realtà, è una cornice che definisce la realtà. Se usate questo, se adottate questo punto di vista filosofico, la teoria dei quanti vi dirà delle cose straordinarie sulla realtà. Vi dice ad esempio che là dove pensate che esistano oggetti definiti, ad esempio una galassia, la nostra galassia ad esempio, in realtà l'esistenza della nostra galassia lì dove si trova nello spazio ha un'origine quantica nel Big Bang. La descrizione quantica, quantistica dell'oggetto, degli oggetti, è molto labile, molto sfocata. E dice, ci dice che gli oggetti si trovano, sono in sovrapposizione di esistenza, e quello che è rappresentato qui. Dobbiamo immaginare la realtà come una molteplicità di realtà. Quindi, per finire, se ritorniamo alla questione centrale della conferenza, cioè l'enigma della gravità, ricordo che l'idea essenziale che ho presentato, cioè una volta si concepiva la gravità e le altre forze all'interno di un quadro fisso dello spazio, del tempo, della materia, di una forza. La gravità era una delle tante forze, una fra tante, forse addirittura la più debole. Tutta la fisica del XX secolo ci dice che invece ha un ruolo centrale, che è un legame, crea un rapporto tra materia, il contenuto della realtà e il contenente, cioè lo spazio e il tempo, e che quindi è diventata sfumata, quindi con dei diciamo contorni sfocati, e si è indebolita un po' come la teoria delle stringhe. Vorrei citare ora una frase direi visionaria di Einstein. A volte si considera che il vecchio Einstein fosse una sorta di dinosauro che ormai era lontano dalla fisica del suo tempo, ma in realtà Einstein aveva una visione. E il 14 aprile del 1954, nel corso dell'ultimo seminario che lui ha dato a Princeton, di fronte a studenti, ha detto quello che ora leggerò. Cioè, ci sono molte ragioni per essere attratti verso una teoria senza spazio e senza tempo, ma nessuno sa come costruire una tale teoria. Quindi Einstein aveva una visione, una teoria senza spazio e senza tempo. Questa visione di Einstein nessuno la condivideva al suo tempo, alla sua epoca. Oggi però la maggior parte dei fisici pensa che la prossima teoria della fisica sarà una teoria dove spazio e tempo sono concetti emergenti, non cose che esistono, ma che sono approssimazioni che quindi escono dal nulla al momento del Big Bang. Al contrario, all'interno di un buco nero, lo spazio e il tempo scompaiono. Quindi, al di là di questo carattere vertiginoso della fisica moderna che ho appena ricordato, che parla di quello che succede dai buchi neri nel Big Bang,
Al di là di questo vorrei terminare dicendo che è importante non soltanto ricordare che la fisica moderna ha conseguenze pratiche nella vita nostra quotidiana, ad esempio tutti quelli che di voi hanno lo smartphone pensano, devono sapere che la fisica quantistica ha un ruolo essenziale nel funzionamento degli smartphone, ma questo non è la cosa più importante nella scienza. Quello che conta, la cosa principale, è considerare, come diceva Schrödinger nel 1950, che la scienza deve sempre essere considerata come un elemento costitutivo dell'umanismo. Einstein diceva che bisogna prendere sul serio la scienza, cioè osservare, guardare quello che le equazioni ci dicono rispetto alla realtà e adattare, adeguare la nostra concezione della realtà alla fisica, quello che ci dice la fisica. È quello che io ho definito con il cantico dei quantici, cioè non bisogna avere pregiudizi e dire no, preferisco mantenere la mia vecchia nozione di realtà, ma pensare che è meglio avere lo spirito aperto, quello cambiare, quindi accettare questi nuovi concetti di realtà che ci sono suggeriti dalla fisica moderna. Grazie. Grazie per averci portati proprio allo stato dell'arte di questo interessantissimo problema che si cerca di chiarire fin dall'antichità dei primi filosofi greci e che ci vede ancora in cammino, ma probabilmente più vicini al traguardo. Adesso credo che potremmo raccogliere qualche vostra domanda, qualche vostra curiosità. Intanto, mentre pensate a qualche domanda, vi segnalo questo libro del professor Thibaut d'Amour, che è Albert Einstein, La rivoluzione della fisica contemporanea. Ne trovate un brano nel materiale che vi è stato distribuito all'ingresso, e questo libro, che è pubblicato da Einaudi, è di una assoluta chiarezza, molto molto leggibile. Volevo segnalarvelo perché è effettivamente una lettura avvincente e soprattutto nella descrizione all'inizio dei tanti tempi che compaiono nella relatività è più chiaro di qualsiasi altro libro io abbia letto su questo argomento. Volevo provare a dire due parole, prego, se posso. Intanto non sono un professore, quindi se dovessi dire delle cose non corrette, scusatemi. Sono una persona però che si pone spesso delle domande, prova a rispondersi. E delle volte questa risposta in me diventa un'immagine più che una formula. E l'immagine che ho sempre avuto dello spazio-tempo è l'immagine di come se si comportasse come un fluido, come un torrente, dove dei gusci di noce, le stelle o i buchi neri galleggiano. E quindi ho avuto questa sensazione di una stella che in realtà galleggia nello spazio-tempo, comprimendolo, e quindi nella sua velocità possa creare, come quello che fa una barca quando viaggia nell'oceano, crea quest'onda, crea questo effetto. E tanto più è veloce, tanto più grande questo effetto. E questo effetto potrebbe essere pari ad una massa più grande che va più lentamente, ma in realtà è una massa piccola che va velocemente. E queste onde allora possono essere trasmesse, possono andare più lontano. In questo caso non è la nave, la stella, che emette onde, che emette gravitoni o emette forza. In realtà non è una forza, è un effetto, cioè è la materia che interagisce con lo spazio-tempo, che lo perturba. In realtà, voglio dire, quello che vedo io, alla Luna o alla Terra della Luna non gliene importa nulla, non applica nessuna forza. E lì perturba lo spazio-tempo. E la Luna, che è pigra, gira intorno, perché quello spazio-tempo è contratto, non perché la Terra gli obbliga di farlo o le applica una forza. In questo caso, se vado avanti con questa immagine, penso, allora, la forza di gravità, l'intensità, non è solo data dalla massa, ma anche dalla sua velocità, perché incide in questo peso. E quindi dovremmo dire, non come dice Newton, che è data dalla massa, ma anche dalla sua velocità. Se io voglio sapere qual è la vera forza che dà un oggetto, un buco nero,
dovrei conoscere non solo la, io credo, adesso ditemi voi, ma credo che Buconero ruoti intorno a se stesso, no? O no? Ecco, perché io ho immaginato che se una forza è talmente grande e ruota, potrebbe addirittura, se lo spazio-tempo è un fluido o si comporta come tale, addirittura strascinarlo intorno a sé. Se fosse così, non immagino più un imbuto, ma come se il tempo fosse, come se andasse in un altro spazio-tempo. Bella l'immagine del lavandino, no? Quindi questo fiume che ha questi diciamo, turbini, in cui questi gusci di noce ruotano e vanno intorno. Poi aspetti, arrivo solo poi alla fine. Ho immaginato poi che in realtà, come nel grande, dovrebbe essere nel piccolo. Quindi anche in uno spazio-tempo quantistico, quelle che sono le forze sono simili poi a quell'effetto della gravità. Forse anche quelle non sono forze, sono effetti. Forse anche quelle forze sono create nient'altro che dalle perturbazioni della materia. Allora io sono arrivato al punto di dire, ma non c'è materia, non c'è materia, non come la vediamo noi, è solamente vibrazione e forza e perturbazione dello spazio-tempo. Se fosse così, abbiamo solo lo spazio-tempo che vibra, e allora io ho pensato, ma chi l'ha visto mai un elettrone? Magari l'elettrone non è un corpuscolo, è una, come una scossa, come una vibrazione che nello spazio-tempo quantistico ruota. Non c'è una domanda, io voglio solamente capire se quella visione che ho io è così strampalata oppure no. L'ho lasciato andare avanti il nostro amico, perché in effetti in un discorso che lasciava perplessi per molti aspetti, però si intravedevano alcune cose reali e si vedevano le stringhe nell'ultima parte, si vedeva l'effetto lens tearing nella parte prima, e quindi è interessante sentire il pensiero del professor Damour. Donc, votre intuition contient des choses tout à fait vraies, mais la je vous conseille intuizione de contiene suivre della verità. La science Però, relativiste moderne qui vorrei seguire piuttosto la scienza relativista moderna che mostra che le sue intuizioni in parte sono vere, ma devono essere trasformate in equazioni. Einstein appunto ci ha dato delle equazioni. Il suo punto di vista può essere utile per ripensare a quello che diceva Einstein, ma non ci permetterà di trovare nuove idee, credo. Grazie, sentiamo. Prego. Buonasera. Buonasera. Volevo solo fare una domanda. Se è vero che la gravità è una delle forze fondamentali, come mai dal Big Bang è stata un'esplosione, per cui non contrattiva, ma esplosiva? Come mai è nata la gravità che è contrattiva? La gravità in realtà non è necessariamente una contrazione. L'universo può essere in contrazione ma anche in espansione. In uno dei miei lucidi vi ho mostrato un dessin. Un disegno che dimostra che quando c'è un Big Bang non necessariamente si tratta di un universo in espansione. In questo universo, ad esempio, questa parte del Big Bang è in espansione, anche quest'altra, ma le leggi della fisica fanno sì che si tratti in realtà di una contrazione, per cui la gravità in se stessa non dà necessariamente contrazione. Il senso della sua domanda però credo sia: qual è l'origine dell'universo che conosciamo con questa idea di espansione? L'idea è che noi non conosciamo con certezza l'origine dell'universo. Certe idee attuali intorno a questo modello danno soltanto una spiegazione parziale dell'idea di espansione dell'universo, però a condizione di inizialmente mettere un'ipotesi. Attualmente non ci sono teorie che ci permettano di spiegare il motivo per cui l'universo è com'è. Grazie. Altra domanda. Buonasera. Buonasera, volevo sapere se c'è la possibilità matematica dei viaggi nel tempo o se è pura fantascienza.
Les voyages dans le temps sont I possibles. Viaggi nel tempo sono possibili. Je n'ai pas ici un dessin de ça. Mais avevo un disegno ma non ce l'ho qua con me. Vous sortiez de cette pièce, potrebbe lei uscire da questa stanza, entrare in una bella auto super veloce, una super Ferrari bellissima che va alla velocità della luce. Fate un viaggio, girate intorno a Torino per 60 milioni di anni circa e ritornate poi qui al Giovedì Scienza. Dunque saranno passati 60 milioni di anni, farà un salto nel futuro senza invecchiare però. Quindi è possibile viaggiare nel tempo ma verso il futuro, sappiamo che è possibile. Se voleste andare nel passato, alla fine non è poi così importante, andare verso il futuro è interessante come andare verso il passato, però esistono degli spazi-tempo einsteiniani che ci dicono appunto che è possibile andare nel passato ma non nel nostro passato, nel nostro universo. Buonasera, quindi la teoria quantistica non è dimostrabile, è praticamente una teoria probabilistica. È quello che si dice spesso. Ça n'est pas en fait ce que le formalisme mathématique ma de la mécanique quantique dit. Non è quello che il formalismo della matematica quantistica dice, perché in effetti se pensiamo all'equazione di Schrödinger è identica peraltro a quella che io ho scritto, cioè E uguale HF. Ebbene, questa equazione contiene tutta la fisica quantistica e dà una definizione deterministica della realtà. Il prezzo da pagare però per avere questa spiegazione determinista è che l'universo, la realtà diventa molteplice. Ad esempio nel quadro dell'esperienza del gatto di Schrödinger, il gatto alla fine dell'esperimento è per metà vivo e per metà morto. Molti dicono ma non ho mai visto, non si è mai visto un gatto metà vivo, metà morto, quindi vengono emesse per questo delle probabilità, delle... No, se voi leggete il fumetto scoprirete come si può pensare alla fisica quantistica senza probabilità. Grazie, grazie anche alla dottoressa Spalla che ha fatto tutta la traduzione, non solo delle risposte ma di tutta la conferenza. E se non ci sono... C'è ancora una domanda, prego, buonasera. Buonasera, sì, ha descritto lo spazio-tempo come qualcosa di materiale che si deforma, un budino, eccetera, eccetera, equivalente a forza, materia, eccetera. Ma forza e materia si sono trovate particelle elementari di questo. La particella elementare spazio... esiste, viene ricercata, può esserci. La particella elementare e tempo dicono che è il tachione, ma non, cos'è un'ipotesi? Cioè, vorrei che dicesse qualcosa di più materiale, oltre che il budino sullo spazio-tempo, perché non l'ho proprio capito. Posso fare una domanda a chi ha fatto la domanda? Cioè, lei intende anche il tempo e anche lo spazio potrebbero essere granulari? Cioè fatti a loro potrebbe volta. Esserci la particella elementare spazio o la particella elementare tempo. Non lo so. Sì. Esiste una particella elementare dello spazio-tempo. È il gravitone, cioè la versione quantica dell'onda gravitazionale. Ad esempio nella teoria delle stringhe si dimostra che lo stesso oggetto di materia, la stringa, descrive sia la materia come la intendiamo in senso abituale, quindi gli oggetti, e il gravitone, che è l'onda gravitazionale, che è veramente il granello quantico dello spazio-tempo. In questo senso la teoria delle stringhe unifica lo spazio e il tempo, spazio-tempo e forza-materia. Grazie.
Volevo Buonasera. Chiedere come si può collocare in questo quadro quello che sembra attualmente essere rivelato dall'astrofisica, cioè il processo di espansione dell'universo che presuppone quindi una gravità repulsiva e non attrattiva. D'abord cette idée que la gravité répulsive c'est quoi? Che cos'è la gravità repulsiva? Un terme supplémentaire dans les équations d'Einstein. Un termine supplementare nell'equazione di Einstein che lui stesso ha introdotto nel 1917. Questo termine, che è la costante cosmologica, così si chiama, di questo termine non si conosce l'origine, perlomeno da un punto di vista quantitativo. Ma quando si ha una teoria quantistica, quantica della relatività generale, questo termine è presente. Quindi, nell'ambito della teoria generale della fisica, ci si può aspettare che ci siano anche termini che svolgono appunto questo ruolo che si può definire repulsivo, ma che rappresenta in realtà una energia positiva. Se mettete una quantità di energia positiva con tensioni negative nell'equazione di Einstein, questo crea un'espansione dell'universo. Quindi non è in realtà niente di misterioso. Bene, se c'è ancora qualche domanda l'ascoltiamo. Intanto vi darei una comunicazione. Il prossimo Giovedì Scienza, che sarà il 23 febbraio, sarà nell'Aula Magna del Politecnico, dove ci siamo già ritrovati altre volte, e terrà questa conferenza Daniela Burin, che è la vincitrice del premio Giovedì Scienza dell'anno scorso. Il tema è il grande gioco della riabilitazione. L'altra comunicazione è che ci sarà un Giovedì Scienza speciale che sarà il 2 di marzo, un Giovedì Scienza che non era previsto e che quindi non è nel dépliant che voi avete, nel libretto che voi avete, e che invece abbiamo introdotto per vari motivi, ma proprio per celebrare la nascita del centro Arnold Regge, per dare qualche anticipazione su quello che sarà la mostra e per parlare di onde gravitazionali, perché a quel punto il franco italiano rivelatore di onde gravitazionali, perché è a Pisa, ma in realtà è una collaborazione in cui paritetica Francia-Italia, ecco, questa antenna sarà in funzione, quindi avremo una conferenza di Eugenio Coccia che ci parlerà di questa cosa. Prego. Volevo solo sapere, siccome Einstein nella legge della relatività, nella famosa formula, usa C come costante di velocità della luce, e intendendola nel vuoto, come correlaziona il suo pensiero di vuoto con il pensiero di spazio-tempo? Poiché lui fa un calcolo dell'energia della massa rapportandola all'energia e alla massa dell'universo, e stabilisce che il criterio dell'universo è un criterio, come diceva il Signore, cioè è una plastica, no? è una sostanza. Poi però utilizza per la famosa legge della relatività, usa una costante che è indicata dalla velocità della luce nel vuoto. Sembra un'incongruenza, perché da una parte lui utilizza una misura certa, quindi una misura della fisica tradizionale, dall'altra parte in realtà la trasforma in una misura quantistica, perché siccome la velocità è data da spazio per tempo, spazio nel tempo, lui poi indica che lo spazio e il tempo sono relativi, in realtà fa venir meno il valore di costante al C. La domanda è sul valore delle costanti nella fisica quantica. Esistono tre costanti fondamentali in fisica: la vitesse della luce, velocità della luce, che non deve essere pensata come legata alla luce, ma con un senso più profondo, quindi come indicazione di un legame tra lo spazio e il tempo. La seconda costante essenziale è quella di Planck, che è il simbolo praticamente del mondo quantistico. La terza costante è quella della gravitazione, Grange, di Newton. E queste tre costanti
Queste tre costanti esistono al di là del contenuto materiale dell'universo, però non suggeriscono che c'è una lunghezza, una densità di energia, un tempo fondamentale. Dicono che al di là della fisica contemporanea c'è un qualcosa a brevissima distanza che succede. Questa però è una fisica che si sta costruendo ora, non sappiamo ancora appunto come costruire questa fisica che è alla 10 alla meno 33. C'è il concetto di costante. Discutiamo dopo. C'è ancora qualche domanda? Sì, allora io vorrei sapere qualcosa rispetto alla libertà asintotica. Libertà asintotica, yes. Sì. Ha della gravità. Sì, allora la gravità, la forza di gravità diminuisce col quadrato della distanza. Per quale motivo due quark, quando si allontanano, aumentano invece questa forza invece di diminuire? Parla della teoria quantica della libertà. Parla della teoria quantica della libertà. Sì. Sintotica. En fait, c'est une hypothèse è un'ipotesi che sembra allettante, seducente da un certo punto di vista, ma non è sostenuta da calcoli coerenti che possano provare questa libertà asintotica. Cioè noi non sappiamo precisamente quando ci sono delle collisioni ad alta energia cosa succede. La teoria delle stringhe, che ricordo è stata fondata sulla teoria di Regge, ebbene, questa teoria indica che la serie di poli che esistono dopo la collisione di due corpi dicono che la gravità a altissima energia diminuisce, diventa meno forte, perché le particelle non sono più punti ma diventano delle stringhe, delle corde, quindi cambia l'interazione ad altissima energia. Però è un qualcosa di molto tecnico. Solo una domanda ancora. Sì, allora, secondo la gravità generale, la massa dice lo spazio-tempo come curvarsi e lo spazio-tempo dice la massa come muoversi. Per visualizzare, è difficile visualizzare appunto questa curvatura. Il tempo, so che per esempio prendiamo una torre, se misuriamo il tempo alla base scorre più lentamente perché la base è più vicina al centro della Terra e la gravità è maggiore, invece sulla sommità il tempo scorre più lentamente. Se noi appunto pensiamo questa curvatura tridimensionale secondo descritta dai tensori, calcolo tensoriale, però è difficile visualizzarla. Ecco, io penso per esempio una terra, un guscio grande come una sfera, grande come la Terra, immagino che se quindi con una massa molto più piccola il raggio sarebbe più grande perché la massa sarebbe più piccola. Ecco, se nella vita di tutti i giorni dovessimo esagerare questa curvatura, cosa vedremmo? Per esempio la base della torre è più schiacciata perché per la contrazione delle lunghezze e la sommità più dilatata. Come potremmo appunto immaginare, esagerandola nella vita di tutti i giorni, questa curvatura? La question è di come immaginare la curvatura. Se on exagère la courbure. Eh bien, par exemple, si vous prenez une étoile à neutrons, pensate a una stella di neutroni che ha una curvatura molto elevata, un buco nero. Immaginate di tracciare e disegnare un triangolo, lo misurate tirando delle corde. La somma degli angoli di questo triangolo sarà 100% più grande dei 180 gradi.
E questo vi dà già un'idea della curvatura. Non è, io non, non utilizzo il termine curvatura, è una deformazione delle leggi della geometria nel, che appunto riferita alla misura, alla misurazione degli angoli. Grazie, grazie al professor D'Amour, grazie all'ambasciata di Francia e a tutti voi che ci avete seguiti. Buonasera, arrivederci.